Cari amici di Toscana Sprint, ci troviamo alla Rosa di Terricciola davanti praticamente agli stabilimenti dei magazzini Mangini, come avete potuto vedere anche voi, per la partenza di questa terza ed ultima tappa del Giro Ciclistico della Valdera. Questa gara a tappe, questo giro a tappe organizzato dalla società Una Bici per Tutti, presieduta da Claudio De Angeli, che è uscita fuori l'anno scorso e che ha avuto tanti consensi e che quest'anno si è rinnovata per il secondo anno. Seconda tappa e terza tappa, che possiamo dire hanno visto la partenza e l'arrivo negli stessi posti, come abbiamo visto la tappa di ieri, quella da Casciana Terme Lari a Chiani, e che ha visto un vincitore incredibile. La classifica è stata stravolta esattamente da Luca Jaimi, il corridore della formazione del team Fratelli Giorgi, che ha stradominato per 50 km da solo al comando, ha sfruttato anche le sue doti da cronoman e è andato a prendersi la vittoria di tappa. Andare a chiudere ovviamente con lui e soprattutto andargli a sfilare quella maglia non sarà facile. Toccherà probabilmente alla work service di Enea Sambinello, che è solo a 22 secondi dal leader della generale, provare a fare qualcosa, ma chissà che magari anche il team Coratti provi qualcosa, visto che Consolidani è a 1 minuto e 18, quindi vedremo anche quello che succederà nella tappa di oggi. Ci aspettiamo una tappa importante, no? Molto movimentata, come fu quella dell'anno scorso, che regalò poi la vittoria del Giro a Volpato e la vittoria di tappa a Mirko Bozzola. Una tappa sicuramente speciale, anche quella di ieri è stata incredibile. Noi intanto vi lasciamo all'intervista che abbiamo realizzato prima della partenza con il responsabile commerciale dei magazzini Mangini. Vi lasciamo alle parole. Siamo con Alessio Merlini, responsabile commerciale dei magazzini Mangini, proprio qui dalla sede di La Rosa di Terricciola per la partenza della terza tappa di questo giro ciclistico della Valdera. Insomma, per il secondo anno avete voluto continuare questo binomio con Claudio De Angeli e questo giro della Valdera anche con questa maglia azzurra con la scritta Magazzini Mangini. Sì, buongiorno a tutti. Sì, cerchiamo di rimanere sempre nel territorio, presenti nel territorio e nello sport. Con Claudio De Angeli si è fatto questo binomio perché diciamo che lo sport del ciclismo, che qui nel territorio è molto importante, prenda sempre più piede e noi cerchiamo nel nostro piccolo di dargli una mano. Ecco, lei ha parlato molto di territorio, ovviamente, anche una conoscenza del territorio, perché ci sono tanti ragazzi che vengono da fuori regione, alcuni anche sono stranieri, si può dire che è anche una valorizzazione per voi. Certo, è sempre un valore aggiunto. Quando diciamo il giro commerciale si amplia, è sempre un valore aggiunto, sia per noi, ma ripeto, per tutto il territorio. Abbiamo sentito le parole del responsabile commerciale dei magazzini Mangini, ovviamente sponsor di questa manifestazione già nella prima edizione. Quello che state vedendo è la squadra di questo giro ciclistico della Valdera. Sì, perché è proprio una vera e propria squadra, quella non solo della Una Bici per Tutti, ma che racchiude tantissime persone, tantissimi volontari che insieme a Claudio De Angeli hanno dato fiducia a lui chiaramente per la realizzazione di questo giro ciclistico della Valdera. Intanto è arrivato anche il sindaco Mirko Bini per la partenza imminente, presente anche un storico del ciclismo come Alfiero Peschi, che non poteva mancare accompagnato dal nipote. E intanto le maglie sono già schierate davanti, le ricordiamo la maglia grigia Valdera DB per il miglior toscano, che la indossa Matteo Creatini, la maglia bianca Regione Toscana della generale, intanto via preso ufficiale dato da Mirko Bini, il sindaco di Terricciola. Intanto dicevamo la maglia bianca Regione Toscana per quello che riguarda il leader generale Luca Jaimi, poi il leader della classifica dei GPM, che è cambiata nella giornata di ieri e non è più sulle spalle del corridore Visioli, ma è su Francesco Vecchiutti, la maglia verde Alanchim, la maglia celeste azzurra Magazzini Mangini per i traguardi volanti indossata da Gabriele De Fabritis, che ha vinto tutti e due i traguardi volanti a Casciana Terme Lari, e la maglia rossa Ecofor Service, che indossa dal primo giorno, possiamo dire, è titolare di quella maglia dal primo giorno, la maglia punti per indossata da Filippo Turconi. Vedremo quello che succederà. Siamo già al chilometro 11, primo traguardo volante ci sarà davanti ai magazzini Mangini, che offrono praticamente la sponsorizzazione alla maglia dei traguardi volanti, e va a vincere senza alcun problemi Gabriele De Fabritis della CPS Professional Team. Abbiamo sentito prima della gara qualche responsabile della CPS che non ci aveva nascosto che proveranno a difendere questa maglia. Anche ieri erano stati addirittura fermati
infatti qualche corridore per aiutare Gabriele De Fabritis. Intanto diciamo De Fabritis vince davanti a Lunardon e a Melfi, questo è il duo al che è il trio che ha fatto primo, secondo e terzo, altri 5 punti aggiunti, quindi possiamo dire che difficilmente gliela sfiderà qualcuno. Intanto provano a forzare l'andatura gli atleti del team Franco Ballerini. Qui nell'immagine Adriano Dini, una delle due moto in formazione, l'altra quella di Sandro Manzi, che hanno accompagnato e che ci hanno dato le informazioni in questo giro ciclistico della Valdera, anche loro. Intanto c'è un attacco quando siamo al 22esimo chilometro di gara, c'è il secondo traguardo volante davanti sempre agli stabilimenti dei Magazzini Mangini, ci sono due atleti, maglia della Guspini in questo momento e della Romanese, rivediamo anche di chi si tratta. Allora, per Cursi per l'atleta della Guspini, Rinaldi per l'atleta della formazione della Romanese. Passano così, Cursi dovrebbe andare a tagliare il traguardo volante, proprio lui davanti a Rinaldi della Romanese. Vedremo la volata poi del gruppo davanti ai Magazzini Mangini, intanto si stanno un po' rilassando ed eccola qui la volata, terzo posto, quindi confermata la maglia Gabriele De Fabritis, che si prende anche il terzo posto. Vedremo poi se riuscirà a concludere la propria tappa, ma credo che sia verrà sicuramente anche supportato dai propri compagni di squadra. Siamo ancora con i due atleti al comando, Rinaldi ora è andato a fare l'andatura e con dietro il corridore Cursi della Guspini. Poi il gruppo segnalato a una decina di secondi alle loro spalle, abbiamo visto che non era distante. Dicevamo prima della gara, prima della partenza, del fatto che ci aspettiamo di vedere, no, che cosa succederà per la generale, perché anche la Bustese ieri di Marco Della Vedova aveva provato molte cose, aveva Archetti e soprattutto Turconi, potrebbero provare qualcosa. È chiaro che ieri Jaime ha fatto una cosa incredibile, ha preso un vantaggio di oltre 2 minuti sugli altri, l'unico è Enea Sambinello che ha 22 secondi di ritardo e che proverà probabilmente la work di Matteo Berti, dovrà inventarsi qualcosa per animare la corsa. Intanto con le immagini siamo passati al 34esimo chilometro di gara, la maglia della Padovani in fuga, si tratta di Garato che è uscito dal plotone in questo momento, maglia della Padovani, la Padovani molto attiva per cercare il tentativo di fuga anche nelle giornate precedenti. Noi ricordiamo anche le maglie che sono offerte, abbiamo detto la Regione Toscana per la maglia bianca, la Vesta Corporation veste la maglia gialla del miglior giovane, i Magazzini Mangini quella indossata Gabriele De Fabritis per i traguardi volanti, la Eco World Service per la maglia rossa dei traguardi della maglia appunti, alla Kim per la maglia dei GPM e la Valdera DB per la formazione per il miglior atleta toscano. Vantaggio per ora veramente risicato, è stato ripreso Garato, riparte un atleta della Padovani in questo momento, è Meneghelli che prova a partire, l'atleta della Padovani subito di rimessa dopo essere andato a riprendere dopo che è stato ripreso il suo compagno. Altri sponsor della manifestazione, ovviamente anche la Giacobbe Antonio, la concessionaria Giusti Auto di Cascina e Pisa, la cassa di risparmio di Volterra. Intanto siamo a 1 chilometro dal primo Gran Premio della Montagna, ovvero quello di Laiatico, vediamo che ci sono due atleti sulla testa della corsa, ovvero maglia della Borgo Molino, Vigna Fiorita e maglia della formazione si tratta di Montagnier per la Borgo Molino Vigna Fiorita. Per quello che concerne invece la maglia del team Fratelli Giorgi, è Michele Colosio. Buon giro della Valdera per Colosio, che è riuscito a piazzarsi nei primi 10 alla prima tappa, ma anche ieri era veramente lì nelle prime posizioni, quindi è chiaro che oggi la Fratelli Giorgi curerà particolarmente il proprio capitano, colui che indossa la maglia di leader della generale, cercherà di portare a casa Leone Malaga, sicuramente avrà detto ai suoi atleti di cercare di tenere d'occhio chi è più pericoloso in classifica, quindi abbiamo detto con Solidani e Sambinello, e vedremo poi che cosa succederà. Intanto la Borgo Molino vorrà riscattare una forma un po' sottotono, no? Perché è stato un giro da Valdera un po' particolare, perché nella prima tappa Bessig e Cittolin hanno sfiorato la vittoria. Intanto prova a partire Simone Gualdi e guardate chi c'è dietro, Luca Jaimi, il corridore leader della classifica generale, la maglia bianca Regione Toscana, vediamo si volta Gualdi, sta andando, eccolo lì, quindi GPM preso per Simone Gualdi, che va a prendersi il GPM davanti al leader della generale, ovvero a Luca Jaimi, e poi terzo è arrivato Andrea Bessega, il corridore della formazione a Borgo Molino Vigna Fiorita. Intanto siamo sulla salita che porterà a Terricciola, 55 km di gara percorsi, ci sono degli atleti in fuga, allora riconosciamo Archetti della Bustese Olonia, riconosciamo Bessega della Borgo Molino Vigna Fiorita, poi c'è Ferrara della SCAP Trodica di Morrovalle,
poi c'è anche della Romanese, un atleta della Romanese è Alari. Questi sono gli atleti in questo momento in fuga. Occhio, perché Alari viene fuori da un momento di forma incredibile. Giovedì è arrivato terzo al campionato italiano a cronometro, vinto proprio da Luca Giaimi. Quindi bisognerà stare veramente attento. Vedremo anche dietro la situazione del gruppo. Borgomolino molto attiva. Dicevamo che probabilmente stanno facendo occhio, perché da dietro si muovono. Si muove Simone Gualdi e guardate chi c'è. C'è Enea Sambinello e sulla sua ruota nessun atleta del team Fratelli Giorgi. Sono 22 secondi che dividono il corridore della Work Service dalla maglia bianca di Luca Giaimi. Vediamo se dietro vediamo la maglia bianca, non c'è neanche un atleta del team Fratelli Giorgi tra l'altro, quindi bisogna stare attenti. Passano sulla testa, passa a condurre ora in questo momento, occhio perché si sta spezzando un drappello di corridori, il cartello che è tenuto da Giovanni Guidi che indica tre giri alla conclusione. Passa ora Simone Gualdi sta passando in questo momento, passa poi Borgo in seconda posizione e poi è passato in questo momento anche Bessega, dovrebbe essere Andrea Bessega, sì, è proprio lui con Sambinello, Ferranti, passa ora ci sembra Alari con Archetti, sono proprio loro, Archetti e Alari. L'anno scorso Alari non ha un buon ricordo di questa tappa perché perse qui la maglia di miglior giovane ai danni di Simone Gualdi, colui è davanti. Comunque guardate che selezione è già stata fatta dopo la prima salita di Terricciola, guardate un po' in apnea, guardate Privitera che stava scortando il leader della generale un po' in fondo e non ha tanti compagni, perché mi sembrava di vedere anche un atleta Giorgi in fondo al gruppo. Occhio perché Jaime può rimanere isolato, perché Privitera stava cercando di portarlo su ma era nella coda del gruppo e davanti c'è Sambinello. Questa è la fuga davanti, Ferranti della Scap Trodica di Morrovalle, Bessega della Borgomolino Vigna Fiorita, poi il duo del Work Service. Quindi ci aspettavamo qualcosa da Matteo Berti e non ci ha sicuramente sbugiardato, perché attacco di Sambinello in coppia con Borgo, a questo punto collabora chiaramente il leader della classifica del miglior giovane primo anno in categoria, insieme con lui Borgo. Abbiamo detto primo anno in categoria Sambinello, maglia gialla Vesta Corporation, ricordiamo. Poi c'è Bicelli, atleta della Aspiratori Otelli, Karim Baiocchi e Simone Gualdi. Chiaramente per Gualdi grandi ricordi, perché qui colse il terzo posto finale, riuscì in una grandissima prova nonostante i due mostri sacri, che i due davanti, ovvero Volpato e Bozzolo. Intanto li lasciamo andare, diciamo che siamo al 62esimo chilometro di gara e davanti è il team Fratelli Giorgi ed è proprio Privitera che si sta incaricando, chiede collaborazione alla ciclistica Biringhello, si volta a guardare dov'è Jaime. C'è un atleta della team Fratelli Giorgi, ma io credo che in questo momento è solo Privitera. Intanto vediamo che Luca Tafi del gruppo Staffette Capannolese fa segno al gruppo di stare più stretti, più sulla destra, per il fatto che c'era un'ambulanza contro il senso di marcia dei corridori, quindi di fare molta attenzione. Ricordiamo le scorte tecniche proprio del gruppo Staffette Capannolese. Intanto siamo con il 73esimo, siamo arrivati al 73esimo di chilometro di gara con il battistrada con Montagnieri, il corridore della Borgomolino Vigna Fiorita. Siamo da solo al comando in questo momento. Dicevamo da Borgomolino, no? Abbiamo detto anche prima del fatto che prima tappa fatta bene con Cettolini e con Bessega, poi probabilmente nella tappa di ieri ci aspettavamo qualcosa di più da loro, è chiaro, no? Non era una tappa per Cettolini ma da qualcuno. Bessega è il primo anno, chiaramente è il primo anno, quindi bisogna, però magari da qualcuno tipo Montagnieri ci aspettavamo probabilmente qualcosa di più. Sta cercando di riscattarsi la formazione guidata da Pavanello in questo momento. Intanto vediamo che c'è un coppia al suo inseguimento, continua a essere tra i protagonisti di questa tappa Ferranti della Scap Trodica di Morrovalle e insieme a lui c'è D'Apporto dell'Italia Nuova Borgo Panigale. Diamo anche i tempi perché hanno un ritardo questa coppia di 50 secondi sul battistrada su Montagnier, che sta andando però su molto bene. Ci sembra un po' più affaticato D'Apporto dell'Italia Nuova Borgo Panigale. Lo ricordiamo anche gli altri sponsor di questa manifestazione, oltre a quelli che hanno ovviamente dato le varie sponsorizzazioni per le maglie. Ovviamente la Lauretana è stato il fornitore ufficiale, pensate, ha dissetato, possiamo dire, tutto il gruppo dietro anche noi stessi della TV al seguito della carovana del Giro della Valdera. Ci ha ovviamente dissetato Lauretana, che è stata vicina anche loro al Giro Ciclistico della Valdera, poi l'ANAS, poi ovviamente tutti i vari comuni. Abbiamo visto Mirko Bini, ma il comune di
Pontedera da dove siamo partiti, il comune di Santa Maria a Monte, il comune di Casciana Terme Lari, il comune di Chianni che hanno fatto la tappa di ieri, il comune di Terricciola. Intanto abbiamo visto che è passato Maioli che è da solo all'inseguimento dei due atleti all'inseguimento, poi è passato anche Vierbukok, il corridore austriaco, e poi è passato ora in questo momento un atleta della formazione della Aspiratori Otelli. Nel dettaglio lo andiamo a prendere, è Smecca, Giuseppe Smecca, che sta provando ad uscire, dietro è Cavallaro che controlla la situazione della Work Service veramente che sta cercando di rendere corsa dura alla formazione della Team Fratelli Giorgi. Leone Malaga sicuramente avrà già capito che l'aveva già probabilmente pensato, che Matteo Berti poteva provare a mettere in difficoltà. Intanto due giri alla conclusione, c'è stato il GPM vinto da Montagnier su Maioli che è rientrato davanti sui due che stavano inseguendo, e terzo Ferranti. Quindi c'è un terzetto all'inseguimento del corridore al comando che lo siamo andati di nuovo a prendere, siamo all'84esimo chilometro di gara con Montagnier, atleta della Borgomolino Vigna Fiorita. Atleta che, come detto, forse ci aspettavamo di più nella giornata di ieri, oggi sta cercando il suo riscatto. Borgomolino che l'anno scorso colse qui con scalco il secondo posto in classifica generale, nonostante una prova un po' sottotono del corridore della Borgomolino l'anno scorso, però riuscì a cogliere il podio, chissà che magari quest'anno. Certo che il suo distacco di Montagnier è alto, perché pensate a un ritardo di 4 minuti e 40, quindi non preoccupa tanto la formazione del Team Fratelli Giorgi, che è lì. Abbiamo visto, no, come Privitera stava cercando di aiutare il corridore, il capitano quest'oggi Luca Giaimi. Intanto siamo dietro, la situazione è cambiata perché questo drappello di corridori si trova a un minuto. Allora c'è la maglia del leader dei traguardi volanti, Gabriele De Fabritis, che chiaramente è davanti, quindi non dovrebbe avere problemi a chiudere. Facciamo ovviamente gli scongiuri, non gli vogliamo tirare, potrebbe finire la tappa e quindi concludere con la maglia del vittorioso, la maglia dei traguardi volanti azzurra Magazzini Mangini. Poi abbiamo visto passare Dante della Polcantù, questo è Mattia Maioli del team Franco Ballerini. Da Porto passa ora dell'Italia Nuova Borgo Panigale, sono due le maglie della formazione della Polcantù, anche Travella, e questi sono i corridori. Poi dovrebbe esserci Fantini del pedale Casalese, se non sbaglio, sì, eccolo lì, e c'è anche sempre Ferranti della Scaptrodica di Morrovalle. Ritardo di un minuto, occhio al cronometro, perché Dante è in classifica e non è distante, Dante è in classifica e non è distante, tra l'altro 2 minuti e 05 se non sbaglio il suo ritardo dal leader della generale. Eccolo qui il gruppo tirato dalla Forte Braccio, dal team Forte Braccio, ritardo di un primo e 43 secondi, occhio perché già siamo scesi sotto i 2 minuti abbondanti, siamo il 1 minuto e 23 ancora comunque da recuperare il corridore della Polcantù, però intanto lo stanno cercando di mettere sotto un po' in difficoltà. Ora adesso arrivano anche le maglie della Team Coratti per aiutare il capitano Leonardo Consolidani, terzo in classifica. È chiaro che non si vuole far sì che qualcuno possa rientrare o che qualcuno possa diciamo anche un piazzamento, terzo posto in un giro della Valdera, nel giro della Valdera può essere importante anche ai fini di squadra, Intanto siamo con le immagini passate al 91esimo chilometro di gara, siamo con sempre il battistrada, siamo tornati su Montagnier della Borgomolino Vigna Fiorita. Dicevamo che chiaramente un piazzamento nei primi sul podio di questa maglia, chiaramente il team Coratti lo vorrà anche vedere. Tanto non manca il caldo, la gente chiaramente cerca di fare anche il rifornimento ai vari ragazzi, perché è veramente molto molto caldo e ve lo possiamo assicurare. Questi ragazzi che si stanno dando battaglia ormai da 3 giorni, questo è il terzo giorno. Intanto eccolo qui il drappello tirato ora da Travella, secondo me Travella potrebbe lavorare per Dante. È chiaro che Dante hanno diminuito ancora il distacco perché siamo a 45 secondi di ritardo. Travella, probabilmente Bortolami, Gianluca Bortolami avrà detto ai suoi di provarci, perché prima da recuperare aveva un primo e 23 secondi quando erano a un minuto. Vedremo ora il ritardo del gruppo perché potrebbe essere buono, ed è la ciclistica Biringhello ora a fare ritmo davanti, ed è Sierra, Juan David Sierra, che sta spingendo a tutta con dietro un compagno di squadra. Juan David Sierra, la sua ruota c'era Salami,
Vuole maglia anche della Sidermec. Occhio perché si spezza il gruppo. Occhio perché si spezza il gruppo sotto la spinta della Sidermec. Però ritardo del gruppo, un primo e 50. Quindi occhio perché sta prendendo un primo e 05 a Jaimi, il corridore della Paul Cantù, che sta rientrando nettamente in classifica, perché ora il suo ritardo è di un minuto preciso. Occhio veramente. Intanto siamo a 500 metri dal passaggio. Ci sarà il suono della campana per Montagnier, il battistrada. Abbiamo avuto comunque tre giorni in cui c'è sempre stato un corridore solo al comando. No, nella prima tappa ne abbiamo avuti quattro, poi due e poi alla fine uno solo. Però abbiamo avuto attacchi solitari, che è stato sempre molto difficile per il gruppo andare a chiudere. Vecchiuti alla prima tappa, poi c'è stato ieri, vabbè, Jaimi è stato formidabile ciò che ha fatto. Però bisogna stare attenti perché intanto si è portato ha recuperato un prima e 0,5. Era a 2 minuti e 05, quindi a un minuto ancora da recuperare. L'atleta della Paul Cantù, Travella, stava lavorando tanto per cercare di portare avanti Dante, e occhio veramente anche alla Paul Cantù, che sta cercando di inventarsi, no? Sta cercando Gianluca Bortolami di fare qualcosa. Applausi per Montagnier quando passa da Terricciola, è l'ultimo giro, suono della campana, sta cercando di dar fondo anche a tutte le sue energie. Abbiamo visto Valerio Pagni fare le foto subito dopo il passaggio, uno dei tanti fotografi che sono venuti qui a Terricciola per immortalare le immagini di questa ultima tappa. Intanto è passato, occhio perché c'è Filippo Turconi, si muove Turconi con Gualdi, e dietro sono le maglie della Work Service. È Borgo che stava facendo l'andatura, occhio perché il drappello, il gruppo si spezza in più tronconi, come è successo anche l'anno scorso. Attacco in forza della Bustese Olonia, Marco Della Vedova ieri. È passato ora intanto due maglie, la maglia di leader del GPM, quella verde Alan Kim di Vecchiutti, e la maglia grigia della Valdera DB di Matteo Cratini. Un po' in difficoltà il corridore della polisportiva Monsummanese, che cercherà di difendersi. Ieri era arrivato praticamente a pari merito con Bufalini, ma in virtù del piazzamento della prima tappa aveva preso la maglia. Oggi la vorrà sicuramente difendere. Siamo arrivati con le immagini al 98esimo chilometro di gara, siamo con Montagnier sempre davanti, dietro stavano recuperando veramente molto. Vediamo che le nostre immagini ci fanno vedere che dietro la moto di Adriano Dini c'è un drappello che si fa forza. Saranno una quindicina di secondi il ritardo del drappello alle spalle. Vediamo, si cerca di guardare sotto. Ecco una cosa che non vediamo ormai più, perché molte volte vediamo nelle immagini girarsi sempre gli atleti. Montagnieri in questo caso ha fatto qualcosa che una volta si insegnava sempre ai ragazzi, ovvero di non voltarsi mai, ma di guardare sotto quando si era, per vedere se c'era qualcuno dietro, non girarsi. E io penso che bisognerebbe anche cercare di insegnargli di più invece che pensare solo agli allenamenti e basta, ma queste cose sono quelle piccole cose che una volta venivano insegnati dai direttori sportivi. Intanto siamo dietro con gli atleti che stavano cercando di entrare, distacco minimo, 15 secondi veramente il distacco di questo drappello. Chiude questo drappello Mattia Maioli del team Franco Ballerini, sempre Ferranti della Scapto Radica di Morrovale, davanti a lui c'è il corridore del pedale casalese, che è Fantini, poi c'è Dapporto. Ecco, siamo andati anche a vedere che la distanza è veramente minima. Dante ha cullato il sogno di, intanto in quel momento lì Dante era terzo della generale, quando siamo passati dall'arrivo, terzo della generale, perché era vicino anche al corridore della Work Service. Intanto dietro è Samuele Privitera, il corridore della Team Fratelli Giorgi. È chiaro, siamo nel finale, bisogna tutelare assolutamente la maglia, e lo stanno facendo alla grande, però lo sta facendo Samuele Privitera. Arrivano anche le maglie dell'Aspiratori Otelli, Karim Baiocchi. Siamo ormai nel finale, distacco di 50 secondi. Stanno andando veramente bene. Gruppo in lunghissima fila indiana, però devo dire che se oggi Jaime vincerà il giro deve ringraziare tanto Privitera, perché ha lavorato tantissimo. Probabilmente è stato il compagno più presente per lui, perché già nella prima tornata da Terricciola aveva avuto molte difficoltà. Aveva avuto tante difficoltà Jaime. Eccolo qui il leader della generale con la maglia bianca della regione Toscana. È chiaro, vedremo chi vincerà, se lo vincerà lui, però se lo vince, abbiamo detto, dovrà fare un qualcosa al corridore a Privitera, per il suo compagno di squadra, ha lavorato tantissimo. Tanto ringraziamento anche per altri sponsor come la Big Mat, Home of Builders, la Autofficina Meccanica Valdera, l'antica pescheria Sassetti,
poi ovviamente tutte le maglie, che tutte coloro che hanno fatto parte delle maglie, ovvero Magazzini Mangini, la Vesta Corporation, la Eco for Service, la Alankim, la Valdera DB, la Giacobbe Antonio. Intanto abbiamo visto il cartello che indica 5 km alla conclusione per i battistrada, adesso è Travella che sta facendo l'andatura sul drappello, sul gruppo davanti. Ormai siamo veramente ormai nel finale con questi atleti, eccoli qui, abbiamo Fantini davanti con Ferranti, da tanti chilometri Ferranti, perché pensate era in fuga da prima era con D'Apporto, poi con Maioli e D'Apporto, poi sono arrivati da dietro questi corridori. Allora diamo l'ufficialità che ormai siamo a 5 km dal traguardo, quindi Gabriele De Fabritis vince quest'anno la maglia dei traguardi volanti Magazzini Mangini. Noi gliela vogliamo tirare, lo ripeto, perché mancano 5 km, qualsiasi cosa può succedere, però a 5 km dal traguardo sarà lui il corridore della CPS. Per Andrea Bardelli possiamo dire il risultato è stato portato a casa, come si dice, no, a volte in gergo calcistico, è stato portato a casa il risultato, l'obiettivo era la maglia dei traguardi volanti, ormai non è stato nascosto, l'avevamo capito anche ieri, il gruppo è veramente, comunque mi sembra, non è tanto distante a me sembra il gruppo, mi sembra di vederlo là in lontananza, mentre vedremo anche le altre classifiche. Allora vi diciamo già che la maglia verde Alankim, intanto sono quelli della Nord-Est Villadose che stanno facendo l'andatura sul gruppo, in ritardo di 15 secondi, arrivano anche le maglie della formazione dell'Aspiratori Hotel Canimbaiocchi, loro che l'anno scorso con Mirko Bozzola sono stati vittoriosi. Dicevo che possiamo dire anche che la maglia verde Alankim dei GPM verrà praticamente portata a casa da Luca Giaimi, il corridore del Team Fratelli Giorgi, che è arrivato secondo a Laiatico, secondo sul GPM di Laiatico, quindi si è preso i 3 punti che lo hanno portato in testa alla classifica dopo che ieri aveva preso 15 punti, 3 fanno 18 e 2 punti davanti a Vecchiuti, che oggi ha faticato veramente molto, il corridore della Tiepolo Udine. Ci ha provato veramente fino alla fine, ma non ce l'ha fatta purtroppo a mantenere questa maglia fino alla fine. Intanto vediamo che è un gruppo che non è molto folto, c'è il ricongiungimento in questo momento, gruppo compatto lo possiamo dire, vediamo, si fa la curva, siamo a 3 km dalla conclusione ed è gruppo compatto, 3 km dalla conclusione e adesso siamo ai meno 2 alla conclusione, Juan David Sierra a fare l'andatura sul gruppo, vediamo, occhio anche al cronometro, perché è vero che siamo in 2 km, ma in 2 km su una salita 20 secondi li perdi con niente, quindi bisogna stare veramente attenti a quello che si fa, bisogna veramente fare attenzione ad ogni cosa. Vedremo anche quello che succederà nella classifica generale, per ora non ci sono attacchi portati da corridori della classifica, però occhio a San Binello è lì in terza ruota. San Binello, Juan David Sierra, grande lavoro per il corridore della ciclistica Biringhello che è lì davanti, sta provando chiaramente a vedere, sta facendo l'andatura, vediamo che si portano avanti anche gli atleti della CPS, c'è Borga ruota a proteggere la ruota di San Binello, non vediamo nelle prime posizioni la maglia di leader, non la vediamo, però siamo sicuri che c'è sicuramente, perché siamo veramente sicuri che c'è. Intanto stiamo vedendo ancora quello che è il lavoro di Juan David Sierra. Vedremo, stiamo solo aspettando. È la quiete. Comunque stanno aspettando veramente il finale, l'ultimo chilometro a quanto pare. Però anche un chilometro è lungo, pensateci. Un chilometro è molto molto lungo, quindi non pensate che sia facile da fare. E occhio perché parte ora, sembra, vediamo un attimo, potrebbe essere Cavallaro con la ruota Lorello. Cavallaro con a ruota Lorello. Vediamo quello che succederà. È ultimo chilometro, eccolo qui, è l'ultimo chilometro con gli atleti della Work Service a fare l'andatura, è Cavallaro che sta facendo l'andatura, ma ora arrivano, sono rilevati dai corridori della formazione dell'Aspiratori Hotel Carimbaiocchi, si va alla conclusione della ultima terza tappa di questo giro ciclistico della Valdera, seconda edizione, risale anche Luca Giaimi, risale, non vuole darla, vediamo se San Binello prova l'attacco proprio nel finale, se proverà a portare via la maglia, 22 secondi sono veramente pochi e l'abbiamo detto,
detto, su una salita. Intanto purtroppo c'è stata una caduta, c'è stata una caduta in fondo al gruppo ed è ancora la maglia della formazione della Carriera, Bicelli che sta facendo l'andatura, ha già messo le mani giù il corridore, però vediamo, occhio perché c'è una partenza, parte ora in questo momento maglia della Bustese Olonia, dovrebbe essere Archetti, ma viene sollevato subito dall'incarico da un corridore del team Work Service. Eccolo ancora qui, vediamo. Vediamo, sale anche Luca Giaimi, occhio perché la volata ce l'ha e intanto si prepara a quello che sarà poi il trenino per partire. Abbiamo visto anche le mani del team Coratti, vediamo cosa succederà. Volata, volata, li andiamo a prendere anche dalla telecamera fissa per vedere chi sarà il vincitore di questa terza e ultima tappa. Ed è Simone Gualdi che è davanti, Simone Gualdi, ed eccolo lì, Simone Gualdi davanti a Borgo e a Filippo Cettolin, poi Cipollini, Sterbini, Sanminello, Bufalini, Bambagioni, Giaimi e Morbiato. Diamo anche l'ufficialità che Luca Giaimi è il vincitore della seconda edizione del Giro Ciclistico della Valdera, grandissima prova per lui nella tappa da Casciana Terme, Chianni, da Lari a Chianni, rimarrà sicuramente nella storia anche dopo le prossime edizioni, a meno che non arrivi un mostro, ma lui è stato un mostro lui. La maglia della classifica punti Ecofor Service la porterà Simone Gualdi, che come vediamo ha vinto. La maglia del miglior giovane Vesta Corporation va a Sanminello del Team Work Service, la maglia Alan Kim dei GPM va verde, va a Luca Giaimi, e la maglia Valdera DB grigia per il miglior toscano va a Bufalini della Cassano, che ha chiuso nei primi 10. Con le immagini del podio noi vi lasciamo alle interviste di rito di questa conclusione di questo Giro Ciclistico della Valdera. Simone Gualdi della Scuola Ciclismo Cene, insomma, sei riuscito a trionfare quest'oggi qui a Terricciola, insomma, sei stato veramente incredibile, era la tua tappa, sei riuscito a fare ciò che ti eri rimesso in testa? Sì, diciamo che l'obiettivo a inizio giro era la vittoria della classifica generale. Purtroppo ieri ho avuto dei problemi fisici che mi hanno un po' condizionato l'andamento della corsa. La fuga ha preso davvero molto vantaggio, era praticamente impossibile recuperare, ma fin dall'inizio della corsa ho provato a portar via la fuga per provare a ribaltare questo giro. Quando ho visto che era praticamente impossibile sono rimasto un po' più passivo nel gruppo per risparmiare energie e puntare alla vittoria d'etappa. Ce l'ho fatta, sono davvero felice, vediamo un po' adesso domenica prossima al campionato italiano. Alessandro Borgo del team Work Service, un giro sicuramente positivo per te, questo podio lo dimostra, sei partito stamattina con in classifica generale nei primi 10, come squadra sicuramente un po' di rammarico è rimasto, ci avete provato fino alla fine ma la maglia poi alla fine è andata a Giaimi. Sì, è stato un bel giro di squadra, abbiamo fatto 3 secondi posti, secondi in generale, un po' di rammarico c'è sicuramente perché stavamo tutti bene e eravamo sempre nelle prime posizioni. Oggi ho fatto secondo, ho provato a partire abbastanza lungo ma Gualdi mi ha passato nel finale. È stato un bel giro in preparazione del campionato italiano che si terrà domenica prossima e quindi appunteremo alle prossime gare. Filippo Cettolin della Borgo Molino Vigna Fiorita, insomma un giro dove ieri hai anche lavorato molto, no? All'inizio il piazzamento della prima tappa, però un podio che oggi era in arrivo anche che probabilmente ti piaceva particolarmente, Montagnier fuori, una volta rientrato ci hai pensato te in volata. Sì, ho incominciato questo Giro della Valdera con un quarto posto che sono molto rammaricato perché potevo vincere perché sono rimasto troppo dietro l'ultima curva. Comunque va bene così, poi ieri io ho cercato di lavorare il più possibile per la squadra, per aiutare i miei compagni per la classifica generale. Poi oggi in realtà pensavamo comunque di fare la corsa per la generale, abbiamo mandato in fuga Montagnera a un certo punto, poi ci siamo ricompattati e sull'ultima salita ho dato tutto, però nella volata finale avevo ormai le gambe finite e ho fatto il più possibile. Siamo con Luca Giaimi del team Fratelli Giorgi, insomma una grandissima prova qui al Giro della Valdera, te lo sei portato a casa, l'hai conquistata praticamente nella tappa regina, quella da Casciana Terme a Chianni, una grandissima prova e adesso ovviamente testa anche ai prossimi obiettivi, però l'avevi preparato bene.
Sì, giustamente ieri ho fatto una grande tappa, ho riuscito a conquistare la classifica generale, avevo 22 secondi che sembrano tanti, ma con una tappa come quella di oggi, con tutta questa salita, erano anche pochi, quindi ho gestito al meglio, diciamo, la corsa insieme anche ai grandi compagni di squadra e sono riuscito a conquistare questa maglia di leader. I tuoi prossimi obiettivi e la dedica speciale? Allora, obiettivi sicuramente settimana prossima il campionato italiano strada e poi da lì ci sarà la trafila per europei e mondiali pista e chissà, magari anche i mondiali strada e vedremo. La dedica giustamente va a tutti i miei compagni che in questo giro mi hanno supportato al 100% e mi hanno regalato questa vittoria, diciamo. E poi che dire al direttore sportivo Leone Malaga che ci ha portato fin qua, a tutti gli accompagnatori che si sono fatti in quattro per diciamo, sostenerci anche in corsa e fuori dalla corsa, oltre al presidente che è su a Cervinia e quindi non è potuto essere qua, ma so che si è divertito anche da casa e poi che dire anche al CT della Nazionale che mi sta preparando al meglio per quello che è la mia stagione. Enea Sambinello del team Work Service, insomma sei abbonato al podio, però alla fine ti vediamo un po' sorridente con questa maglia del miglior giovane. Sicuramente esperienza per te per il prossimo anno, oggi era una tappa che ti vedeva con solo 22 secondi di ritardo, ci hai provato ma non c'è stato niente da fare. Sì, sicuramente abbiamo provato in diverse occasioni, ma Jaime e la sua squadra sono stati forti e sono riusciti a chiudere, quindi siamo arrivati tutti insieme, però mi porta a casa tanta esperienza per l'anno prossimo. Davide Bufalini del team Casano, insomma un giro sempre crescendo per te, già ieri a Casciana, Terme, Chianni, la tappa della seconda tappa eri andato molto bene, avevi sfiorato questa maglia grigia del miglior toscano, oggi top 10 e maglia di miglior toscano. Sì, certo, questo giro l'ho preso molto, cioè mi ci sono preparato abbastanza e essendo un primo anno anche fatto degli allenamenti molto intensi e infatti ringrazio molto i miei allenatori Daniele, Giuseppe e Cristian che mi supportano e mi sopportano in tutti gli allenamenti e tutti i problemi che ho avuto perché sono stato fermo 2 settimane a causa di un problema al ginocchio e infatti piano piano sto riprendendo con appunto gli allenamenti eccetera. Gabriele De Fabritis della CPS Professional Team, insomma ti vediamo indossare questa maglia dei traguardi volanti, era il tuo obiettivo probabilmente già dichiarato ieri con la prova di Casciana Terme, oggi tra l'altro ti sei inserito nella fuga giusta. Sì, l'obiettivo del Giro Valdera era prendere la maglia degli sprint, andata, riuscita e poi oggi volevo provare a anticipare, arrivare per fare bene la tappa, però vabbè, andata così. Siamo con il sindaco di Terricciola, Mirko Bini, insomma anche quest'anno il Giro della Valdera si è concluso qui a Terricciola, tutto interamente nel territorio perché anche la partenza dalla Rosa di Terricciola ai magazzini Mangini. Avete voluto dare fiducia anche quest'anno anche a Claudio De Angeli e ai suoi collaboratori per questa seconda edizione del Giro della Valdera? Sì, abbiamo voluto ripetere l'esperienza dello scorso anno visto che era andata molto bene. Quest'anno si sono superati, penso sia stata una tappa bellissima, non so quale sarà il futuro ma io mi auguro per Terricciola che ci sia ancora questa tappa perché è una tappa che dà prestigio a tutto il nostro territorio, che parte da Terricciola e arriva a Terricciola e questo capita anche perché ci sono sponsor su questo territorio che ci mettono dei soldi perché per fare questo serve impegno e denaro. Sull'impegno siamo tranquilli perché Claudio De Angelis è una garanzia, lui e il suo staff hanno realizzato anche oggi una tappa perfetta, non è facile avere tante biciclette su un territorio come questo e farlo in sicurezza. Io punterei proprio su questo aspetto, la totale sicurezza in cui si è svolta tutta la manifestazione, penso sia un aspetto importantissimo. E poi sì, il nostro territorio così si dà lusso, si fa vedere, si fa conoscere anche ad atleti di tutta Italia. Siamo con il presidente del comitato provinciale pisano Nicola Procino, insomma qui a Terricciola si è conclusa la seconda edizione del Giro Ciclistico della Valdera, qui a Pisa veramente è stato un mese incredibile perché c'è stata un'altra gara a tappe, quella per la categoria allievi, tra l'altro siete stati i primi se non sbaglio in Italia quindi a proporre una cosa del genere, quindi veramente tra il Ponzacco e soprattutto qua alla Valdera si può dire che il ciclismo vive pieno. Sì, hai detto proprio bene, le parole sono giustissime.
a Ponzacco prima, oggi Terricciola, però insomma Valdera, diciamo, in questi comuni si sono svolte delle manifestazioni molto importanti. La prima è stata, diciamo, un banco di prova a livello nazionale, sorpassato a pieni voti dalla Mobiliari Ponzacco. Questa invece è una conferma, una gradita e conferma, non voglio dire inaspettata, perché comunque sia l'anno scorso le basi c'erano e ero sicuro che quest'anno Una Bici per Tutti avrebbe sicuramente bissato, ma anche fatto meglio. Il fatto meglio è anche e soprattutto perché ho visto veramente tanta gente, sia lungo il percorso ma soprattutto agli arrivi. Un venerdì a Santa Maria a Monte, nonostante un giorno feriale, ieri a Chianni, una piccola località qui della provincia di Pisa, ma veramente gremita di persone, e oggi qua a Terricciola veramente tanta gente all'arrivo a fare il tifo per questi ragazzi. Mauro Renzoni, vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscano, insomma qua a Terricciola si è concluso questo secondo giro ciclistico della Valdera. Ormai da un anno Claudio De Angeli e i suoi collaboratori hanno riportato un giro come questo in Toscana. Ha vinto purtroppo un atleta ex regionale, ma possiamo dire che il ciclismo è tornato protagonista qui in Toscana. Certamente, certamente, perché se si va a vedere la classifica, almeno qualche toscano c'è sempre nei primi dieci, c'è stato almeno uno, due o tre anche appunto. Però io tanto di cappello a Claudio De Angelis e il tuo entourage, perché questa è una bellissima corsa che nell'annale a venire facilmente metterà una pietra miliare di questo ciclismo, specialmente negli juniores, perché questi hanno bisogno, questi ragazzi, di farsi vedere, anche se purtroppo si sa, quando ci sono gli extra regionali è difficile riuscire a passare. Però grazie a tutti, grazie a voi di Toscana Sprint. Volevo fare i saluti del presidente, che oggi non è potuto venire perché è rimasto a casa a guardare il padre. Purtroppo è questo. Va bene, grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Siamo con Federico Grassi del comitato organizzativo qui e membro vicepresidente della Una Bici per Tutti. Accanto a te, Federico, e tuo figlio Mattia, insomma, questo giro ti vediamo veramente provato, sudato, perché ha richiesto tante forze anche quest'anno, tre tappe con il top d'élite. Siete cresciuti ancora? Sì, innanzitutto rinnovo sicuramente, ci ha fatto i ringraziamenti a tutti gli sponsor che sono stati importantissimi per noi. Stiamo crescendo, il secondo anno, ci sono ancora molte cose da migliorare, ma siamo qui per questo. Qualsiasi tipo di lamentela o qualche cosa, miglioria che le squadre ci chiedono, le faremo e cercheremo di migliorare ancora di più questo giro della Valdera. Cosa posso dire? C'è stato dei percorsi inediti, secondo giorno del Giro della Valdera, percorsi bellissimi, soddisfatti, faticoso, è vero, però io devo ringraziare mio figlio e altri 3-4 esponenti che siamo amici da sempre, che sono stati con me in questi 4 giorni, che mi hanno dato veramente una grossa mano. Quindi io mi prendo i meriti, ma i meriti sono di loro, non sono miei. Quindi vi devo dire semplicemente grazie, grazie a tutti, grazie a tutti gli sponsor, grazie anche alle istituzioni, come ha già rinnovo, come ha già detto Claudio De Angeli, ma che dire, ragazzi, grazie a voi che fate sempre un servizio grandioso, che ci illustrate, ci fate vedere in giro per l'Italia, in giro per la Toscana, perché senza di voi non possiamo far vedere quello che si fa. Claudio De Angeli, presidente della società Una Bici per Tutti e patron di questo giro ciclistico della Valdera, giunta alla seconda edizione. Si è chiusa anche quest'anno, Claudio, questo giro qui a Terricciola. Quest'anno una partenza diversa, quella da Pontedera, però sicuramente un giro che ha divertito e ha fatto vedere la forza anche del vostro gruppo e le vostre voglie anche per il futuro. Sì, è stato un bellissimo giro. Alla fine, quando si tirano le somme, giustamente, siamo tutti felici, perché in effetti è stata una bellissima manifestazione. Tre vincitori, credo il top di gamma della categoria, perché Turconi, Jaimi e Gualdi sono alle prime classifiche del ranking juniores italiano. Quindi sì, sono felicissimo, un gruppo il nostro bello che deve ancora crescere, migliorarsi. Però sono felicissimo, ringrazio Daniele Brotini, Francesco Zingoni, in particolare Federico Grassi, perché senza di loro difficilmente riusciamo a fare manifestazioni belle come queste. Cantare e portare la croce è sempre stato un po' un mio
nel mio pedigree c'è questo, quindi sono felice, stanchissimo ma felice, è stata una bella cosa. Quindi possiamo dire che crescerà sempre di più questo Giro Ciclista della Valdera? Ma ragazzi, quando si arriva alla fine di un giro, il nostro compito è quello di farlo crescere, la nostra voglia è quella di farla crescere, però per crescere dobbiamo avere anche gli stimoli, no? E parlo da vecchio organizzatore, gli stimoli chi te li dà? Te li dà le amministrazioni con cui collabori, te li danno gli sponsor, che quest'anno sono stati bravi, e nella parola bravi ci vuol dire tante cose, l'appoggio della federazione, esclusa quella regionale, ringrazio Saverio Metti, Mauro Renzoni, che hanno partecipato, Samantha Cavaldonati c'era ieri. Mi rammarico, ma mi interessa poco, dell'assenza della federazione nazionale. Io ho una gara come questa a livello nazionale e internazionale, un giro a tappe, non è che ce n'è 432, ce ne sono un paio, tre. Tolgo il Lunigiana perché è il master della categoria e poi è per rappresentative, per nazionali. Noi siamo il secondo o terzo giro in Italia per squadre di club, nemmeno uno della Federazione Ciclistica Nazionale. Un presidente che, vabbè, lui è abituato all'elite, quindi non si... credo misurerà mai con una gara a livello nazionale juniores, tre vicepresidenti che ci hanno completamente ignorato, un consigliere che abita a 50 km da qui che non è venuto, però pazienza, cioè voglio dire, noi si va avanti lo stesso, però lo volevo un attimino far sapere all'opinione pubblica che negli stimoli ci stanno anche queste cose. E niente, dai, andiamo avanti con la nostra forza e la nostra perseveranza, perché abbiamo la consapevolezza di fare le cose fatte per bene, e a noi quello che ci interessa è far contento il movimento, e poi se chi lo rappresenta è assente ce ne frega nulla.